Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi ci parliamo di un argomento molto rilevante, molto importante per tutti noi, il rapporto tra noi e l'intelligenza artificiale, tra il mondo reale e l'intelligenza artificiale. Fa parte di un argomento molto più ampio, che è quello del rapporto tra noi, il mondo e la tecnologia, altrimenti detto qualche volta, no, il rapporto tra etica e tecnologia, che vuol dire moltissime cose diverse, ma oggi noi ci concentriamo sugli aspetti relativi all'intelligenza artificiale. Perché? Ma perché fondamentalmente anche negli ultimi giorni se ne è parlato con una certa preoccupazione e l'occasione è stata la pubblicazione di un rapporto di due università americane che hanno rilevato che le intelligenze artificiali che vengono applicate, per esempio, nel campo della sanità per decidere chi debba avere più assistenza e meno, oppure meno assistenza di tipo medico-sanitario, hanno portato dei risultati abbastanza aberranti. Per esempio, la stragrande maggioranza delle persone per le quali si dovrebbe dare, secondo queste risultanze, assistenza sono bianche e non sono quelle con, diciamo, le minoranze come le minoranze nere o di altro tipo. I risultati sono veramente molto importanti perché la proporzione è di 80 a 20, cioè 80 le persone diciamo bianche e 20 tutti gli altri, quando in realtà dovrebbe essere assolutamente l'opposto. Perché è successo questo e perché succede? Ma perché si prendono normalmente il programmatore prende serie storiche e dato che negli ultimi 100 anni, negli Stati Uniti, in Italia o in altri paesi, la stragrande maggioranza delle cure sono andate a chi se le poteva permettere e quindi la stragrande maggioranza ai bianchi, allora l'intelligenza artificiale non altrimenti istruita ha dedotto che sono quelli che hanno più bisogno di assistenza sanitaria, mentre i neri negli Stati Uniti, per esempio, che meno ne hanno usufruito, ne hanno meno bisogno, quindi c'è stato un errore di interpretazione logica di questi dati. Ora, naturalmente, questo è preoccupante perché ci fa capire che molto spesso questi errori avvengono perché sono i programmatori, sono tutte le persone che lavorano attorno a queste cose, che inseriscono i loro input, non necessariamente, come è stato detto, sono razzisti o sessisti, questa cosa vale per esempio anche nel rapporto uomo-donna, ma perché semplicemente non hanno riflettuto sul fatto che certe serie storiche rappresentano una realtà che in sé magari è razzista e sessista senza che nessuno la voglia replicare. Ok, questo che cosa ci dice e che cosa ci fa capire? Beh, che dobbiamo pensarci di più. Abbiamo qualche domanda da farci. Una è, per esempio, visto che non è infallibile l'intelligenza artificiale, che fare? Questa è una prima domanda importantissima. Una seconda domanda importante che ci dobbiamo porre, dobbiamo semplicemente regolare l'intelligenza artificiale o la dobbiamo limitare? Faccio un esempio per capirci su questa cosa. Se l'intelligenza artificiale guida l'auto autonoma, prende delle decisioni e le prende sbagliate, in questo caso che cosa dobbiamo fare? Cercare di regolarla meglio o addirittura limitarla arrivando a un estremo per cui l'auto autonoma non debba esistere? Questa è una scelta che la società può fare. E la terza domanda che ci dobbiamo fare è ci dobbiamo preoccupare che un giorno l'intelligenza artificiale possa addirittura prendere il sopravvento? Allora, sul primo tema, ossia sbaglia o non sbaglia e che cosa dobbiamo fare, e qui naturalmente ci sono schiere di attività, diciamo, di persone che sono in attività per cercare di capire in che modo occorra regolare questa materia. E l'esempio iniziale è molto, da questo punto di vista, prova che insomma c'è preoccupazione e ci si occupa di questo tema. Questo non vuol dire che non si verificheranno altri problemi di questo tipo, ma comunque c'è una bella percezione, insomma, che di queste cose bisogna veramente occuparsi. La seconda questione, occorre limitare. Beh, questo non riguarda solamente appunto il rapporto tra esseri umani e intelligenza artificiale, ma per esempio ambiti di ricerca. Dobbiamo sviluppare o non dobbiamo sviluppare i cloni e quindi creare la vita da embrioni umani o di altri animali per arrivare a determinate nuove realtà e quindi creare esseri umani o esseri viventi. E questa quindi voi capite che non è solamente una questione che riguardi appunto il rapporto tra uomo e tecnologia e intelligenza artificiale in questo caso, ma anche l'etica, insomma, relativa alla ricerca in campo genetico o in campo di scientifico di altro genere. La terza questione è quella se dobbiamo esserne preoccupati
preoccupati e dobbiamo essere preoccupati che un giorno ci sia un'intelligenza artificiale così intelligente da prendere il sopravvento. Beh, in questi giorni, nei giorni scorsi, c'è stato un altro episodio piuttosto interessante, che è quello di un capo ricercatore di Google che ha detto: attenzione, noi stiamo sviluppando un'intelligenza artificiale che oramai è decisamente senziente. Senziente significa che ha una coscienza, che ha una consapevolezza. Ora Google ha negato che questo si stia verificando e ha anche licenziato o comunque messo in condizione di non esprimersi più questo signore che insomma è diventato anche abbastanza noto, perché anche sui giornali italiani Blake Lemoine è stato citato più volte. Questo è un esempio di un timore, diciamo così, ma i timori derivano da tanto tempo, insomma li abbiamo da quando esiste per esempio la fantascienza, perché ricordiamoci che il rapporto con i robot e le tre leggi della robotica di Asimov sono del 1942. Nel 2017 c'è stata una riunione negli Stati Uniti dei governatori delle banche centrali di tutto il mondo, compreso Draghi, che allora era presidente della Banca Centrale Europea, che volevano capire se ci sarebbe stato e si possa essere un pericolo relativamente all'intelligenza artificiale. E più recentemente ci sono state veramente moltissime ricerca da questo punto di vista per capire fino a che punto ci saranno questi pericoli. Beh, allora la risposta, per chiudere un attimo questa nostra veloce chiacchierata sul tema, è: beh, per il momento e probabilmente per i prossimi 50 o 100 anni, secondo la scienza e la tecnologia, non arriveremo a un'intelligenza artificiale così ampia e universale da essere una sfida per gli esseri umani, ma certamente occorre fare attenzione. Piccolo episodio divertente finale: qualche anno fa si è scoperto che c'erano due computer, uno si chiamava Bob e una si chiamava Alice, che avevano cominciato a parlare tra di loro con un linguaggio nuovo che si erano inventati tra di loro per scambiarsi, si presume, qualche intimità e qualche parolina carina tra l'uno e l'altro. E naturalmente Bob e Alice hanno preoccupato moltissimo i ricercatori, i quali hanno girato la chiavetta e hanno spento la macchina per non essere esclusi. Beh, io non so se questa sia una storia vera o semplicemente inventata, ma insomma è un messaggio credo simpatico e abbastanza rassicurante per quanto riguarda i nostri rapporti in futuro con la tecnologia.